Allora, Francesco, ma intanto è naturale che tu non ti sia, non, tu non abbia messa distanza, non abbia messo distanza dalle cose che accadono, avrai seguito un po' le Olimpiadi e anche questa vicenda che riguarda le due pugili. Poco fa anche il nostro comune amico Mario Tozzi mi ha mandato un video che devo controllare meglio, devo leggerlo prima, però mi annuncia che si vede l'atleta italiana che già rispetto ad una sfidante turca aveva lasciato il ring lo stesso dopo qualche secondo. Vabbè, può accadere, questo di solito quando sul ring accade che uno dei due pugili o prende un colpo particolarmente potente o non si sente in grado di continuare, è bene anche che molli, no? Le conseguenze sappiamo possono essere disastrose. Ma ci dai un po' il tuo punto di vista? Ormai la cosa è passata. E come hai visto tu questa vicenda sul sesso della sfidante della pugile italiana? Guarda, io inviterei tutti quelli che oggi stanno facendo speculazioni su Angela Carini, sui complotti, il suo ritiro, a salire sul ring con i maniche lisse. 46 secondi. E dopo possono parlare. Ecco, io farei salire sul ring così serenamente, così togliamo tutti gli stereotipi di genere a cazzotti. Perché allora, Vabbè, intanto noi qui non c'è. facciamo il pugile però, Francesco, non facciamo i pugili. Ma non importa, Francesco, è importante percepirsi tali, capito? Se tu ti percepisci pugile, e poi non c'è alcun problema, poi figurati, è una ragazza così esile, quindi sicuramente potrai avere la meglio, io ti vedo sempre in forma, sbagliante, quindi Come no, anche tu. Ecco, certo. allora, vabbè, se no uno si può misurare, no? Lei pratica box, noi pratichiamo, diciamo, i 100 metri in scatto per fuggire. Ma al di là di questo, il punto è questa è una situazione al solito delicata che viene trattata in una maniera indegna, secondo me. Qui c'è un atleta di cui non conosciamo, forse anche giustamente, tutte le caratteristiche fisiche e che purtroppo viene sottoposta a una specie di radiografia anche parecchio sgradevole per colpa di chi? Del Comitato Olimpico. Il Comitato Olimpico, in nome dell'inclusione, del fatto che devono competere gli atleti transgender e quant'altro, che cosa fa? Ha stabilito una regola per la partecipazione che è molto lasca, cioè è la soglia di testosterone, che tra l'altro è poco inferiore a quella di un maschio che abbia diciamo la stessa età, no, della atleta in questione. Allora, qui c'è un atleta che forse è, come si dice, intersex. Gli intersex non sono un terzo sesso, come si dice, ma sono persone con caratteristiche maschili o femminili che però hanno qualche tipo di particolarità, per non dire disfunzione, che sembra un termine negativo, no? Qualcuno sostiene che possa avere Klinefelter, qualcun altro la sindrome di Morris, insomma, questi sono anche affari suoi e non è bello mettere in piazza le particolarità delle persone. Detto questo, se l'atleta ha dei cromosomi XY, no? Sì. Ha delle caratteristiche maschili che la rendono alla partenza, diciamo, favorita rispetto all'avversaria. Poi può pure darsi che una donna riesca a vincere perché è tecnicamente superiore, perché è mille casualità, però il problema è le condizioni di partenza. Ora, se non viene verificato questo, non ci sono i test genetici, non si fanno i test sulla potenza dei pugni, rimane un'ambiguità e l'ambiguità dà spazio a tutte le interpretazioni. Di più, Angela Carini sale sul ring, tutti volevano che non andasse, si fa ricadere sulla singola atleta la responsabilità di prendere una decisione che è anche politica, no? E non è che dobbiamo dire a lei ritirati. Lei sale su, prende due pugni, dice fa malissimo, che è la stessa cosa che aveva detto un'altra atleta messicana che aveva combattuto con la Khelif, e a quel punto decide di mollare per non infortunarsi. Cioè, non mi sembra tutto molto,
molto lineare, no, la cosa. E di chi è la responsabilità? La responsabilità è del Comitato Olimpico, che avrebbe dovuto perlomeno fare chiarezza. Se non gli vanno bene i test che ha fatto l'International Boxing Association, che è accusata di essere putiniana, corrotta e quant'altro, bastava rifare gli stessi test, e invece non si fanno, e non si fanno perché bisogna includere tutti, a costo però di far subire una cosa che non è sport ma rischia di essere violenza a una donna. Ma ritieni che tutto quello che è accaduto poi abbia un seguito, avrà un seguito oppure no? Cioè, qualcuno si metterà a legiferare, a rivedere un po' le regole anche per il futuro, o accadrà ancora? Ma io temo di no, ma temo di no, perché io vedo un dibattito molto sgradevole, vedo oggi delle cose assurde, c'è gente che dice sulla prima di Repubblica, Chiara Valerio, che dice ci sono le regole, valgono le regole, no? Cioè vale quello che si è stabilito a tavolino, e i corpi, come sempre in queste discussioni, non contano più nulla. Però poi uno vede la realtà, vede quei corpi, e qui non si tratta di mostrificare una persona, cosa che è ingiusta, si tratta di capire se sono rispettate le condizioni di partenza, e non si farà perché c'è entrata dentro questa questione dell'inclusione, della apertura anche ai transgender, che spesso confondono le loro istanze con quelle delle persone intersex, che non c'entrano niente con i transgender, e quindi diventa una questione ideologica, per cui per non far la figura dei transfobici allora non si dice niente, è diventata una questione politica con divisioni solite, quindi penso che non si farà nulla, si continuerà ad andare avanti così fino a quando le atlete non si ribelleranno tutte, tutte le donne non si rifiuteranno di combattere con i transgender o con chiunque sia sospettabile di avere cromosomi maschili. Francesco, un'ultima cosa, poi ti lasciamo, ti arrivano anche dei saluti, non ti dispiacerà, suppongo, no? Mi sei mancato, Giuseppe da Garda, Stefano lo stesso, Fabrizio comunque, quanto mi è mancato Borgonovo, sono Daniele, un saluto, poi un altro dice l'Algerina, però Borgonovo ha perso molte volte, non ha mai vinto nulla. No, in realtà non ha perso molte volte, ha perso mi pare 4-5 incontri, come dicevo può succedere, può persino succedere che un pugile più debole vinca contro Mike Tyson, no? Può succedere, per carità, ma il punto non è se succede, ci affidiamo al caso e vediamo se succede, e del caso facciamo la regola, il punto è che se uno ha delle condizioni di partenza sbagliate, no? Che lo favoriscono, allora la competizione non è fair, come dicono le Olimpiadi, no? Se uno ha delle soglie elevate di testosterone, allora scusate, domando, ma perché le atlete della DDR che si prendiavano il testosterone venivano squalificate? No? Cioè, questa è la domanda. Se una donna che ha un testosterone molto inferiore a quello di Imane... Perché lì figlia, assumevano il testosterone, ma il no? risultato è lo stesso, sì, no? Però... Cioè, risulta, se io assumo, voglio dire, il problema è che non è che io assumo la sostanza e la produca io, il problema è che la sostanza produce un effetto. Allora se io ce l'ho dentro, no, evidentemente c'è qualcosa che non torna, perché il testosterone è un ormone maschile e quindi mi dà caratteristiche più maschili e quindi mi fa essere favorito. Cioè nessuno sta incolpando, cioè non è una colpa quella di Maneke Leaf, dire che è colpevole perché ha, però se succede è un problema, se viene considerato una sostanza dopante c'è un problema. E ancora mi domando, ma se Maneke Leaf ha questo testosterone, no? E invece di farle prendere dei soppressori, perché per la stessa regola non le si dice, no? Ma allora scusa, il testosterone vai a combattere con i maschi dello stesso livello. Evidentemente non si fa, perché si sa che i maschi hanno un livello fisico ancora superiore al suo, no? E quindi lei sarebbe sfavorita. E allora perché deve essere sfavorita la donna italiana e non la pugile algerina? Cioè, capite che sono tutta una serie di contraddizioni che nascono perché c'è un'ideologia. Qua abbiamo una persona che ha una situazione molto particolare, che andrebbe tenuta sotto controllo, e purtroppo lo sport non ammette, cioè, o sì o no, è binario, no? Perché altrimenti c'è da... Poi possiamo dire facciamo una terza categoria, una quarta, una per
gli elevati livelli di testosterone, una meno, facciamo un'altra federazione pugilistica in cui sono ammessi tutti senza distinzione e chi vuole si iscrive. Chiaramente è molto spinosa la faccenda, però non possiamo neanche trascurare il fatto che una donna poi rischi la faccia, no? E tra l'altro, scusate, ribadisco prima di chiudere, mi dà molto fastidio vedere il modo in cui viene trattata la nostra Carini. Ci abbiamo fatto anni a dire che le donne sono sante, sacre, che gli uomini si devono tirare indietro, che non devono contraddirle. Gli inglesi dicevano believe women quando c'era il MeToo, cioè credi alle donne. Adesso abbiamo una donna che parla, dice che si è fatta malissimo, dice che era troppo doloroso per continuare, che non l'ha trovato giusto, e le diciamo che è una mentitrice vigliacca piagnona. E beh, mi sembra un po' strano, no? Guarda, dobbiamo chiudere, ma ecco, un'ultima nota, proprio breve, in pochi secondi. Un altro Angelo chiede conto a Francesco Borgonovo del comportamento sul ring dell'atleta italiana che non ha salutato la sua avversaria. Sì, l'atleta italiana si è anche scusata dopo, sì. Sì, per carità, tutto sbagliato, dopodiché, ripeto, si fa presto a giudicare, sicuramente ha sbagliato a non salutare, avrebbe dovuto salutare, però le stiamo facendo, ripeto, la punta alla matita su queste questioni, poi però dall'altra parte, sulle cose che lei ha subito, allora vanno bene, cioè noi siamo lì a dire, ma quella non ha stretto la mano, ma quell'altra ha il cromosoma XY, cioè il cromosoma XY, quindi cosa è peggio, che non mi stringi la mano o che sei hai delle caratteristiche maschili più pronunciate di quanto dovresti? Il punto è tutto lì.